tutti e benvenuti su OptiBit Channel, l'unico italiano interamente dedicato all'optometria. Anche quest'oggi un argomento davvero importantissimo, ma davvero importantissimo, mi raccomando, massima condivisione, passate dai miei social, pagina Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, e soprattutto iscrivetevi a questo canale. Ma non perdiamo altro tempo, l'argomento di oggi è il legame fra la visione e l'apprendimento. E anche ovviamente i problemi legati all'apprendimento e alla visione. Ma innanzitutto dobbiamo definire cosa significa apprendere, cosa significa apprendimento. L'apprendimento è l'acquisizione o la modifica di nuove conoscenze, comportamenti e abilità che vengono appresi tramite nuove esperienze le quali veicolano informazioni al sistema nervoso centrale modificandone sinapsi e di conseguenza strutture. L'80% circa di queste informazioni viene veicolato attraverso le vie visive, quindi attraverso il sistema visivo nonché attraverso la visione. Quindi la visione ha un ruolo davvero di peso, davvero importante, e vengono immagazzinate sotto forma di tracce di memoria prettamente nell'ippocampo, principalmente nell'ippocampo, per poi essere richiamate all'occorrenza. Infatti vi è una stretta correlazione fra apprendimento e memoria, e questa correlazione è testimoniata anche da legami neurofisiologici, in particolar modo fra l'ippocampo e la corteccia inferotemporale, l'area deputata al riconoscimento degli stimoli visivi. Il contributo della visione in tutto ciò avviene grazie a specifiche funzioni. Funzioni di base come i movimenti oculari, la convergenza, l'accomodazione, e funzioni più complesse come la lateralizzazione, l'integrazione visuomotoria, la visualizzazione, la memoria visiva e tante altre ancora. Ora, nel momento in cui una di queste funzioni fondamentali per l'apprendimento viene a mancare oppure non si sviluppa correttamente, c'è una buona probabilità che si inneschi un problema di apprendimento. Problemi di apprendimento che spesso vengono definiti come DSA, disturbi specifici di apprendimento, esattamente come la dislessia, la disgrafia, la discalculia e altri. Essi diciamo che spesso e volentieri sono indipendenti dall'errore rifrattivo, quindi anche se c'è una buona qualità visiva a livello di diottrie possono comunque essere presenti, proprio perché dipendono da un mancato sviluppo delle funzioni che abbiamo precedentemente visto. A questo punto diciamo che non si può risolvere il problema completamente soltanto dal punto di vista visivo, c'è sempre un lavoro multidisciplinare dietro, quindi è sempre importantissimo lavorare di equipe con tanti altri professionisti, che siano psicologi, neuropsicologi, logopedisti, eccetera eccetera. Fra i DSA di maggior rilievo abbiamo prima su tutti, diciamo, la dislessia, che consiste in una difficoltà nell'elaborazione dello stimolo visivo anche in condizioni di assenza, diciamo, di errore rifrattivo e quindi di una buona qualità visiva dal punto di vista diottrico. Ciò purtroppo si ripercuote fortemente sulla lettura e quindi influirà tanto sull'apprendimento e sul rendimento scolastico di un utente. Poi abbiamo la disgrafia, altro disturbo specifico di apprendimento abbastanza importante, in cui c'è una certa difficoltà nel riprodurre dei segni o dei simboli, insomma, che siano alfabetici oppure numerici, e spesso può essere legata a displessia oppure ad una mancata lateralizzazione. E infine abbiamo la discalculia, che è un altro disturbo davvero molto importante, poiché crea delle difficoltà importanti nella comprensione dell'aritmetica o comunque sia della matematica o del rapporto con i numeri e nel manipolare i dati matematici in un certo senso. Ovviamente tutti questi disturbi hanno una certa importanza e una ricaduta davvero molto pesante su bambini o comunque su utenti di varie età, perché influiscono sul loro rendimento a scuola, e in una società dove lo studio comunque è importante, poiché si studia in media fino ai 25 anni,
pensate un po' ad avere un disturbo di questo genere, quanto possa influire. Quindi se dipende da un problema visivo, giustamente bisogna risolverlo passando ovviamente da un professionista della visione e non dimenticandosi mai il lavoro di equipe. Bene, io spero che questo video sia stato di vostro interesse, fatemelo sapere nei commenti e intanto iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo con il prossimo video Opto Style.